Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Gunsmith, una versione alfa. Il gioco è uscito il 25 di maggio del 2018, quindi va verso i 3 anni, è ancora in early access. Come potete vedere, la versione sembra essere primordiale, anche se gli sviluppatori lo hanno portato avanti con oltre 40 aggiornamenti dal rilascio. Loro si riservano, diciamo, di dichiarare che un piccolo aggiornamento lo rilasciano ogni mese e un grande aggiornamento, quindi uno stravolgimento di gameplay, ogni 2 mesi circa. Che cos'è? È un gioco dove dovremmo gestire una fabbrica, o più fabbriche, insomma, e producendo attrezzi, vestiti, tutto quello che ha a che fare con l'ambito militare, le armi, le bombe, le munizioni. Inizieremo adesso con un piccolo tutorial su come craftare dei guanti camouflage, quindi colore mimetico, insomma. Il gioco è molto interessante perché, vabbè, costa 17,50, non è pochissimo, però può piacere a chi di voi ha apprezzato giochi come Factorio e simili. Il gioco punta anche su un discorso socio-politico, in pratica la produzione di armi potrebbe influenzare delle guerre, influenzare dei politici a fare guerra verso altre nazioni, e noi rivestiremo un ruolo importante. Mi sento un po' Piero Angela o Alberto Angela a raccontarvela così. Potremo influenzare le sorti di una guerra vendendo armi a uno piuttosto che all'altro. Non è semplicissimo il gioco, ma è uno degli aspetti intriganti dal mio punto di vista. Iniziamo dall'inizio, vi faccio vedere che all'inizio possiamo scegliere in gioco anche il workshop. Abbiamo diverse modalità di inizio che ci cambia a livello di soldi, insomma. Abbiamo diversi scenari, The Road to Riches, a guadagnare come obiettivo finale 100 milioni di dollari. Abbiamo Building a Name, quindi ottenere reputazioni con le organizzazioni, 400, 400, 400, con le forze di polizia, con il governo, sempre degli Stati Uniti, e la CIA. Abbiamo The Iron Age, quindi ottenere una produzione di un certo tipo, producendo diverse migliaia di cose, da vestiti, guanti, munizioni e così via. The Rises to the Skies, quindi ottenere reputazione con il governo inglese, statunitense, la CIA e l'MI6, servizi segreti inglesi. E poi vendere un po' di roba, e The World is Your Own, una mezza citazione a Scarface senza obiettivi, insomma, dove giochiamo, è il sandbox dove invece abbiamo tutto. Noi lo iniziamo con questo, che è una modalità base dove il gioco io spero ci spieghi tutto. Io l'ho già fatto, insomma, però, ma è il modo ideale per non lasciarmi sfuggire nulla. Scegliamo di partire dall'America, abbiamo altre possibilità, cioè partire dalla Russia, dalla Cina. Ma noi partiamo dagli Stati Uniti perché siamo coerenti. Allora, il gioco piacerà a molti di voi perché ha i sistemi di rulli che portano le varie produzioni. Insomma, vi faccio vedere un pochino come comincia. Allora, vedete che abbiamo. Non lasciatevi ingannare, l'interfaccia è abbastanza rudimentale. Il gioco è in Unreal Engine. Ma i menu sono abbastanza grezzotti, però andiamo a vedere. Allora, dobbiamo imparare i fondamenti, vedremo di voltarcelo via rapidamente. Con WA, S e D ci muoviamo all'interno dell'ambiente, ci possiamo muovere anche spostando il mouse, come potete vedere da questo tutorial, sui bordi. Possiamo zoomare in e zoomare out con il mouse, oppure ruotare anche la camera con la Q e la E, ottenendo premuto la rotellina del mouse. E poi con Shift più movimento possiamo muovere rapidamente la camera. Basta. Ok, ora iniziamo a vedere uno dei menu in alto. Andremo a rispiegare un pochino tutto dopo. Il cookbook sono l'elenco delle cose che possiamo fare al momento, anche influenzate dalla ricerca che abbiamo effettuato, ma ci arriveremo anche quello. Al momento possiamo, per quanto riguarda gli item, quindi gli oggetti finiti e rifiniti pronti per la vendita, solo i camo glove, quindi i guanti mimetici. Di medio abbiamo i guanti in tessuto, il plastic fitting e le risorse grezze sono il fabric sheet e il plastic block. In realtà sono tutte creabili al momento. Tutto quello che possiamo fare al momento, perché dalla plastica otteniamo, dal plastic block otteniamo il plastic fitting, dal fabric sheet otteniamo il fabric glove,
quindi dei guanti, e poi con la plastica e con i guanti creiamo il camo globe. Infatti, cliccando qui ci viene mostrato, non è immediatissimo, per questo mi serve un attimo per spiegarvelo. Abbiamo modo, come vedete, di introdurre, con questo è un dispenser, dobbiamo piazzare dei dispenser, ne abbiamo uno, ne manca un altro, ma adesso il tutorial ci farà fare tutto. Dobbiamo immettere due merci, la plastica farla riscaldare e quindi creare un riscaldarla e mandarla, la plastica riscaldata, nel former e ottenere il fitting. Stessa cosa il dispenser che butta fuori il fabric sheet viene tagliato come guanto, poi andrà cucito e insomma alla fine verrà unito tutto insieme. Dobbiamo aprire il pannello delle risorse per accorgerci che al momento abbiamo poche cose. Quindi in questo caso noi andiamo avanti e il gioco ci mostrerà che andando qua in alto nel market possiamo andare ad acquistare le merci. Dobbiamo acquistare almeno 100 fabric sheets e 100 plastic blocks. Quindi andiamo al fabric sheets, clicchiamo qua sotto, andiamo a 100 e compriamoli. Poi ne compriamo anche 100 plastic block, non temete perché poi tutto questo è diciamo automatizzabile, ma automatizzabile in modo intelligente. Andremo a vedere perché assegneremo un membro dello staff anche per questo compito. In ogni operazione industriale i nostri materiali, vabbè, sono importanti. Dobbiamo metterli nel nostro inventario e sono stati buttati lì, quindi prendiamo l'aspirapolvere, aspiriamo tutto e ci viene buttato tutto nell'inventario del negozio, della fabbrica, scusate. Ora dobbiamo aprire il build menu. Come vi dicevo, il gioco lo portano avanti spesso. Pensate, a dicembre, inizio dicembre, è stata aggiunta questa parte qua, construction, quindi la possibilità di andare a costruire parti di negozio, colorare le pareti, insomma avere anche altri edifici, perché fuori e poi è tutto costruibile, insomma, e si vedono anche le persone che arrivano. Allora dobbiamo aprire il build menu, l'equipment. Quindi con l'equipment, vedete, abbiamo tutte queste cose che poi impareremo a scoprire, ne sbloccheremo anche delle altre. In questo caso andiamo a mettere il dispenser col tasto R, lo ruotiamo dalla parte giusta e ci butterà fuori qualcosa. Fatto questo, dobbiamo prendere, cliccando col doppio clic o col control più left click, in questo caso io uso il control, ruotiamo e mettiamo, vedete come ci dice il gioco, faccio vedere anche col doppio clic, funziona uguale. Ok, a questo caso è tutto pronto, manca questa, che è la macchina che usa, che serve a adesso cucire, la Sewer Key MK1. Allora clicchiamo il primo dispenser, ovviamente qua butteremo la plastica perché qua si vede quello che sfiamma, insomma. Quindi andiamo su output e scegliamo il plastic block. Ora vedete tutto spento, ma poi andremo a fare anche quello. Clicchiamo anche su questo e esclusione, buttiamo fuori il tessuto. Fatto questo, dobbiamo aprire la cutting machine, quindi la macchina che ritaglia, e dirgli di ritagliarci, l'unica ricetta che possediamo, i fabric glove. In questo caso andiamo qua, dove ci prende la plastica, sarà questo il former, darà la forma alla nostra plastica. Quindi qua abbiamo riscaldato, qua arriva la plastica riscaldata e qua, vedete, non è banale, anzi. Poi si va qua, abbiamo qua ottenuto la plastica fusa, qua abbiamo ottenuto i guanti ritagliati, questo ce li mette insieme, il merger machine li mette insieme e creiamo i camo glove. Fatto questo, ok, va bene, e questo qua praticamente è li cuce tutti insieme. Dobbiamo ora permettere a uno dello staff di gestire tutta la linea, sarebbe meglio. Ora dobbiamo andare qua in alto, premere questo e vedete che abbiamo la camo glow line, quindi possiamo anche rinominarla, insomma. Mettiamo produzione camo glove 1, ok, rinominata, prendiamo qui e creiamo
l'aggiunta di una station che piazziamo qui metteremo il nostro membro dello staff. Ora dobbiamo assumere qualcuno, quindi dobbiamo andare. Allora, scusate, clicchiamo nuovamente qui. Staffa, non c'è nessuno, dobbiamo andare ad aggiungere una persona. Scusate, ma qua, perché qua possiamo mettere anche una cartella, quindi creare sì, insomma, qualcuno da poter mettere lì. Allora, vediamo un attimo da dove si assume, che non mi ricordo più. Non c'è nessuno. Staff management. Line control worker e recluta un tizio. Ok, quindi abbiamo assunto un tizio e possiamo andare a mettere qui. Perfetto, la linea è pronta. Solo che poi possiamo andare anche ad accendere la linea. Quindi in questo caso il tizio però deve arrivare e il tizio non è ancora arrivato. Vediamo un attimo, qua vedete poi la possiamo vedere focus on staff e vedete il tizio dov'è che sta arrivando. Vedete anche la sua energia. Qua l'abbiamo assegnato. Possiamo andare alla station e possiamo nuovamente saltare a lui. E lui penso, spero che stia arrivando adesso perché è lì in giro. Non so cosa stia facendo. Status, vabbè. Dov'è la nostra fabbrichetta? La fabbrichetta è qui, un po' così, un po' fatta così. Allora, vediamo, anche qua in alto poi c'è la gestione dell'acqua, del fuoco, l'energia, quindi insomma non è proprio così banale, è quello che sta arrivando. E a breve si metterà al comando della sua linea di produzione e dovrà tenerla d'occhio. Io adesso premendo qui ho attivato tutta la linea, posso disattivarla, attivarla. Vedete, qua possiamo reclutare e assegnare. In questo caso, probabilmente il gioco voleva che cliccassi lì. Però, vabbè, vediamo se me lo accetta comunque. Se no, lo licenzio e lo assumerò così. Sì, infatti, probabilmente al gioco non piace questa cosa. Vabbè, pazienza. Disattiva. Ah, ok, glielo attivo. Adesso la cosa che dobbiamo fare è andare a prendere qua e aggiungere, no, scusate, ho sbagliato, la Camo Glow. Dobbiamo andare ad aggiungere tutte le macchine, quindi dobbiamo aggiungere la linea dei Camo Glow, il conto delle macchine. Quindi dobbiamo andare ad aggiungere, vedete, tutte le varie macchine che lui dovrà gestire. Quindi aggiungiamo tutte queste macchine. Sì, va bene. Abbiamo aggiunto tutte le macchine qui, ok. Dovremmo essere a posto. A questo punto, power on. E vedete che in automatico, avendole messe sotto la linea va in produzione. Quindi vengono prodotti i blocchi di plastica, vengono riscaldati, vengono ridotti in questa forma qui, così come il tessuto viene ritagliato in guanto, messo qui, assemblato con la plastica e cucito insieme, finendo dentro questo macchinario qui, che alla fine confezionerà i guanti finiti, pronti per la vendita. Poi, vedete che inizia ad arrivare il primo guanto. Poi un'altra cosa che si può fare è andare nel pannello scusate, dov'è che è? Vi faccio vedere così degli order. Gli order, abbiamo ordini attivi, ordini disponibili. Abbiamo diverse cose, diverse fazioni. Io in questo caso posso accettare quest'ordine, mi paga 1838, lo accetto, accetto quest'ordine. E praticamente negli ordini attivi vediamo che ci richiedono 300 guanti, quindi in questo caso dobbiamo produrli entro 2 ore, penso siano 2 ore, insomma, perché il tempo poi va avanti. Quindi in questo caso stiamo producendo guanti, siamo già a 80 su 300, una volta 300 accetteremo. Abbiamo vari tipi di clienti, abbiamo le reputazioni con le varie nazioni, con i vari governi. Abbiamo anche la possibilità poi di usare il tool Repair. Vedete che le macchine si danneggiano, quindi in questo caso vedete spendiamo 1000 qua in alto.
spendiamo 1000 e ripariamo le macchine quando si danneggiano. Il tizio qui sta lavorando, sta tenendo d'occhio ed è obbligatoria questa cosa perché con questo possiamo gestire tutta la catena di produzione. Intanto continuiamo a produrre. Altra cosa che si può fare, si può andare a vedere di assumere un market manager. Market manager praticamente lo assumiamo, possiamo andare a prendere, non mi ricordo più, scusate, intanto vabbè, vi faccio vedere io anche i vari tavoli da lavoro. Addirittura qua pensate, manage patrol, possiamo andare ad assumere delle guardie che fanno pattuglia intorno a determinate macchine. Abbiamo poi, adesso ve lo faccio vedere tutto in ordine, le risorse che possiamo ordinare, gli ordini, come vi ho detto, di quello che stiamo producendo, come stanno andando, abbiamo quasi finito, il pannello della ricerca che ci va a far sbloccare, possiamo iniziare la ricerca di alcune cose e possiamo iniziare la ricerca. In questo caso abbiamo già sbloccato praticamente diverse cose. Anche Iraq, possiamo fare la boxing machine, no, la boxing machine l'abbiamo fatta, possiamo fare la linea intermedia. I lavoratori sono eccitati e guardano al luccicante futuro promettente. La fabbrica sta prendendo forma e il nostro orizzonte si sta espandendo. Vedete qua, possiamo fare la boxing machine, no, l'abbiamo già fatta, mannaggia. Qua il recycle bin, questo possiamo ricercarlo, praticamente ci permette di creare un bidone dove buttare tutte le cose fallite in modo da essere riciclate. Qua possiamo produrre una ricerca per lo ZP machine level, ma da fare ce n'è un po', direi proprio di sì, di roba da ricercare ce n'è. Comunque andiamo avanti col cookbook. Vabbè, questo è il market che abbiamo già visto, quindi vedete che qua abbiamo acquistato, abbiamo già finito tutte le merci, quindi vado e ne compro 150 uno, 150 l'altro, in modo da non fermare la nostra produzione. Possiamo settare anche gli ordini automatici, possiamo dirgli comprami i fabric, ne comprami 100, quando come regola noi ne abbiamo in inventario 5. Salvo e faccio un altro, vado plastic book, me ne compro i 150 quando ne abbiamo 5 in inventario. Quindi in questo caso vengono tutti riordinati in automatico. Ok, e questo è fatto. Poi abbiamo la gestione delle finanze, in cui vediamo tutte le entrate e le uscite, quello che stiamo producendo. Abbiamo appunto l'amministrare le varie cose, le varie, lo staff. Ho assunto il market manager. Abbiamo una cosa interessante che qua bisogna studiarci, il globo con i vari dettagli sulle varie nazioni, quindi su, in questo caso possiamo andare a vedere la Cina, acquistare un'espansione, quindi fare fabbriche anche lì. In questo caso vedete che qua in America ne abbiamo una sola, nelle altre nazioni non ne abbiamo, possiamo andare a produrle lì. Abbiamo un ottimo pannello che ci descrive come fare le automation, come fare le fattorie multiple. È tutto in inglese, ma oddio, non serve, diciamo, un grande studio per farlo. Ricliccando nuovamente lì sulla mappa si torna alla modalità principale, qua la notorietà, quindi quanto siamo noti al mondo. Poi qua abbiamo la selezione dei blueprint, che non conosco ancora perché sfrutta tanto il workshop questo, quindi quello che troviamo sul workshop lo possiamo aggiungere in gioco. Manage patrol, come vi dicevo, le pattuglie, il tool di riparazione, abbiamo la modalità di demolizione, l'aspirapolvere che aspira tutta la roba che abbiamo comprato, e tra l'altro non so se me l'ha buttata ancora in giro come prima o no, perché non mi pare di no, perché la produzione è già iniziata, quindi penso che è proprio una fabbrica disperata questa. Eccolo qua, alto rischio, più grande è il premio. Oggi un tizio, uno scagnozzo, è venuto a intimidirci, era ascoltato da due grandi pesanti bodyguard probabilmente armati. Volevano un'alta qualità, una roba militare di alta qualità,
non gliene frega delle licenze legale, materiale, insomma, e possiamo accettare o meno. Io rifiuto. Non è un'ottima mossa. La prossima volta ci saranno conseguenze. Quindi non è una produzione e basta, e la cosa finisce lì. Sembra molto interessante. A parte che sto tizio qui, vabbè, si è un po' incastrato lì nella merce, ma available order, io voglio fare questo. E quindi, ah, dovevo pagargli quello di prima. Vabbè, lo diamo all'italiano che ci dà questi soldi qui. Ok, li abbiamo venduti e ne stiamo producendo già altri per un altro tizio. Quindi intanto i nostri soldi aumentano, siamo a 847 dollari al giorno. Stavamo guardando qua sotto, vabbè, item queues tool, che questo è praticamente ci fa vedere le statistiche di quello che sta passando sui rulli, ma in realtà non, perché non c'è nulla, non ne ho idea. Vediamo un attimo adesso se al market, market, no, non ne abbiamo. Perché non ne abbiamo? Compra nei 150. Perché non funziona? Perché ci manca l'ufficio del. Infatti adesso sta producendo di nuovo. No, ci manca l'ufficio. Quindi adesso diamo un'occhiata. Qui comunque abbiamo i vari rulli. Qua abbiamo la belt. Questa è l'end of the line, quindi la fine della linea. Questi sono i conveyor. Queste sono le varie cose per poter intrattenere il nostro staff, farlo stare comodo. Qui c'è la sales station che praticamente ci permette di, lo metto lì, di vendere in automatico le cose. Questa abbiamo la research station che possiamo andare a piazzare qui ed è la stazione di ricerca. E qua la line control station l'abbiamo già fatta, la market station è lì. Quindi praticamente adesso noi cliccando qua dovremmo poter, anzi no, a dire la verità, no, non me la fa piazzare. Perché? Ok, questo tizio qua si è già messo al lavoro, quindi non lo so perché non mi apre la schermata. Possiamo andare ad assumere anche un sales o un desk manager, assumo pure lui. Non so se effettivamente è un bug che non mi lascia aprire queste cose, ma va bene. Andiamo a vedere la situazione degli ordini. In questo caso abbiamo perfetto, venduto tutto. Abbiamo sempre un sacco di roba in giro, però, a dire la verità. Quindi non lo so adesso se ci amministreremo da soli. You're running out of fab sheet. Ma dovresti ordinarmeli, però, da solo. Adesso vediamo. Stiamo andando un po' in perdita con i fabbrica. Come vendita, insomma, così. Automation active. Ah, dobbiamo attivarla. Sì, ok, attivata lì, perfetto. E questa è la postazione di ricerca. Quindi vediamo se possiamo assumere un ricercatore. A recluta, perfetto. Quindi abbiamo un ricercatore attivo, quindi si può andare tecnicamente a fare un po' di ricerca. Vediamo un po'. La research, voglio cercare, non lo so, iniziamo a produrre qualcosa che non abbiamo. Questa. E iniziamo a ricercare la zipping machine level. Poi si va a produrre altre cose da combattimento, come i pezzi di armatura, insomma. Ah, la line control capacity T1. Ah, aumenta praticamente quello che riesce a gestire il tavolo qui fino a 12 macchine anziché 10. Il tizio adesso si è seduto qui, però non mi fa fare nulla, probabilmente perché non ha una gestione come questa, verrà gestito in automatico e lui è l'orders manager, quindi tecnicamente dovrebbe già farmi l'ordine delle cose. Vediamo se funziona. No, a dire la verità non funziona perché dice se ne hai tot, vediamo le automation rules, vediamo. Ah no, se è uguale, eh no, voglio modificarla. Se è uguale, meno o uguale di 5, devo essere preciso perché se no
sono stupidi, meno o uguale a quello, perfetto. Infatti dovrebbe avermi fatto l'ordine adesso. Vediamo. Esci dal market. Infatti mi ha fatto l'ordine e poi c'è anche un timer, infatti me ne ha già comprati altri. Ok, il tizio qui, la gente, lo staff sta lavorando. Ovviamente poi avremo tanto spazio per produrre mille altre cose e quindi poter andare. Questo è il tempo di gioco, i soldi guadagnati, i soldi spesi, gli oggetti che abbiamo prodotto. Direi che siamo messi abbastanza male. Available order e il client. Non c'è ancora nulla. Vediamo, questa è la reputazione, insomma, il rapporto che abbiamo con la Russia, che non è proprio buono. Io accetto quest'ordine e glielo vendo. Perfetto. Abbiamo venduto altra roba. Io vorrei fare una cosa di questo tipo. Prendo l'over e aspiro tutta sta roba e vedete che me la mette negli scaffali. Qua abbiamo, che non avevamo notato, queste zone qui che sono le zone di produzione di calore, di acqua. E così non mi specifica nulla, però qua abbiamo la produzione di energia e dobbiamo riparare anche queste cose. E vediamo anche come sta andando avanti anche il pannello della ricerca. La ricerca sta andando avanti, a breve avremo la zipping machine, anche se il tizio non è lì, la ricerca sta tecnicamente salendo. Sì, infatti sta andando avanti. Lo staff non so dove sia andato, perché ognuno va un po' dove vuole. C'è anche questo stanzino qui dove si riposano, quindi io immagino che questo sia tutto simbolico, ma qua possiamo mettergli anche, magari, non so, un intrattenimento. Cos'è questo? No, non abbiamo armi. Non lo so, possiamo mettergli. Questi sono altri scaffali. No, scaffali sono qua. Vediamo un attimo. Sì, possiamo aumentare il gas e l'acqua, ok. Questo per la temperatura, riscalda e raffredda. Sì, gli metto una televisione lì. Perfetto, così almeno vi divertite un attimo tra di voi e vi guardate anche la televisione strottandovi proprio il collo. Sì, guardate i documentari. Bello, veramente carino. Allora, intanto lì il ricercatore è tornato. Aspettiamo di vedere la ricerca in modo da capire come stiamo andando. Dai, 99%, abbiamo completato la ricerca, abbiamo trovato la zipping machine. Ora, tecnicamente dovremmo poter produrre qualcos'altro, perché dobbiamo aprire il cookbook. La zipping machine, in realtà voglio capire che cacchio ho sbloccato, perché la zipping machine è praticamente la zip per chiudere le maglie, quindi ci sblocca questo. Ah, era una cosa non craftabile, credo. Ok, però ci sblocca anche la creazione di nuove cose da indossare, quindi andiamo a ricercarla. Bene, questo ragazzi era Gunsmith. Non fatevi ingannare, come vi ho detto, dal menu un po' rudimentale, da questi menu fatti così, perché il gioco è davvero molto interessante, molto intrigante, ed è sorprendente quante cose abbiano aggiunto nell'arco di questi 2 anni, quasi 3, nonostante il gioco venga definito ancora in alfa in una versione 0.0.43. Quindi 0.0.0.43, come vedete qua in basso a destra. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Gunsmith Alpha. Costa 17,50, si possono creare un'infinità di oggetti. Quindi non è assolutamente male. Ora concludiamo in bellezza andando a vendere gli ordini attivi. Non ho nulla, quindi accetto questo e glielo vado a vendere. Dovremmo svuotare quello che c'è qui, infatti poi andiamo ad aspirare. Probabilmente dovremmo assumere qualcuno che ci raccoglie le cose, perché qua non ne abbiamo abbastanza. Adesso vediamo se abbiamo altri ordini. Sì, possiamo soddisfare una marea di ordini alla volta. Infatti adesso andiamo qua a vedere sugli ordini attivi, li vendiamo, vedete che scompaiono, quindi andiamo a riaspirarli di nuovo.
così che sugli scaffali ci vengono calcolati come ordini vendibili, io accetto, vendo e stiamo fatturando tanto adesso, dagli 800 abbiamo quasi raddoppiato, un po' di più, perché abbiamo un 1000, quasi 2000 dollari di reddito al mese con 2 punti di ricerca al giorno, no, al secondo, scusate. Quindi ragazzi, questo è lo storage che abbiamo, l'energia appunto, il gas e l'acqua, tutte le risorse che ci andranno a 107.000 e la notorietà, si sì, diceva i soldi sono questi, e qua invece construction, abbiamo la possibilità di costruire dei muri esterni, dei muri interni, i pavimenti, le aree col tetto, l'illuminazione, che tecnicamente dovrebbe andare anche a cambiare un po' l'efficienza dei nostri dipendenti, il colore dei muri, quindi possiamo farla modello fabbrica inglese, e qua invece abbiamo la placement zone che non so cosa sia, aggiungi una zona dove possiamo andare a creare, ma qua è già stato fatto l'area staff, vediamo un attimo che cosa mi fa facendolo così, factory area, edit. Ah, ok, factory, hall e staff. Ok, interessante. Devo dire anche molto, molto, molto intuitivo come gioco. Per quanto la spiegazione che vi ho fatto, spero e sono convinto, vi sarà utile almeno per iniziare il gioco. In questo caso, vedo che qualcuno batte la fiacca. No, direi di no, perché siamo messi abbastanza bene. E tra l'altro, come spesso mi capita, non riesco proprio a smettere di giocare. Qua a breve faranno l'ordine. Io adesso se vado a cambiare la regola automatica e gli metto questo, la regola automatica inferiore di 10, appena salverò mi farà l'ordine probabilmente, infatti dovrebbe già avermela fatta, continuo a sbagliare l'ordine market. Sì, infatti vedete era 0, adesso è 100. Bene, 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 ragazzi, dai. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Gunsmith e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.